Un saluto da Ede Software. In questo video, della serie dedicata al modulo ECS, vedremo come definire delle sezioni generiche e come utilizzarle per modellare la struttura che vediamo in anteprima. Per farlo abbiamo predisposto dei profili che utilizziamo come esempio. Li abbiamo creati utilizzando i comandi CAD quali polilinea e archi. Ci portiamo nel form gestione sezioni e come vediamo è disponibile un nuovo gruppo dedicato alle sezioni generiche. Aggiungiamo una sezione generica che viene definita di default con un profilo quadrato. Andiamo sul comando seleziona profilo, ci portiamo nella finestra grafica e selezioniamo il profilo che vogliamo abbinare alla sezione. Ci viene chiesto se vogliamo definire il profilo di una cavità, in questo caso rispondiamo di no. Vediamo che il profilo è stato abbinato alla sezione e che sono state calcolate le caratteristiche geometriche. In alcuni casi, come quello di questa sezione quadrilobata, potrebbe non essere a disposizione un profilo continuo della sezione. Questa sezione infatti è stata definita come un insieme di polilinee e archi. Abbiamo quindi a disposizione una seconda modalità di definizione della sezione che prevede il click all'interno di una regione chiusa. Accediamo a questa modalità facendo click col tasto destro del mouse. Quindi ci portiamo all'interno della regione e clicchiamo col tasto sinistro. Anche in questo caso non definiamo la cavità. Vediamo che il profilo è stato assegnato correttamente. Nel caso in cui invece avessimo una sezione cava, andiamo a selezionare il profilo, questa volta polilinea chiusa, e decidiamo di definire il profilo di una cavità selezionando anche il profilo della cavità. Concentriamoci però sulla sezione che utilizzeremo nella modellazione della struttura. Quindi selezioniamo il profilo di questa sezione e la rinominiamo come colonna 01 per ritrovarla poi nella definizione della colonna. Oltre a questa sezione abbiamo bisogno di una sezione leggermente più spessa che rappresenta il capitello della colonna. Quindi utilizziamo il comando offset, selezioniamo l'oggetto di cui eseguire l'offset e scegliamo una distanza di 5 cm e definiamo il punto verso cui eseguire l'offset. A questo punto definiamo una nuova sezione generica e selezioniamo questo profilo come profilo da abbinare. Rinominiamo la sezione come colonna 02. Nel momento in cui gli archi si impostano sulle colonne avremo bisogno di alcune sezioni ridotte, quindi tramite una linea andiamo a definire un nuovo profilo e inseriamo una nuova sezione, questa volta facendo clic all'interno di questa regione chiusa. Chiamiamola colonna 03 e proseguiamo andando a escludere dal profilo della sezione anche questa lesena a sinistra. Quindi utilizziamo una nuova sezione e facciamo clic all'interno della regione. Questa sarà colonna 04. Bene. Con questo abbiamo definito tutte le sezioni necessarie alla modellazione, possiamo passare a definire gli elementi strutturali. Impostiamo l'altezza del piano 1 pari a 6 metri e passiamo all'inserimento della prima colonna. Questa avrà materiale muratura esistente e la sezione colonna 01 che abbiamo appena definito. Inseriamo la colonna nel punto di coordinate 00. Per non vedere continuamente i profili delle sezioni che abbiamo utilizzato come esempio, possiamo assegnarle ad un layer che poi nasconderemo. Per far questo andiamo nella scheda disegno e modifica, creiamo un nuovo layer sezioni e lo definiamo come nascosto. A questo punto è sufficiente selezionare tutti i profili e assegnarli al layer sezioni affinché siano nascosti dalla visualizzazione.
Procediamo con l'inserimento del primo arco. Definiamo il punto iniziale e il punto finale tale che la luce sia pari a 4 metri. Attiviamo la finestra 3D per avere un miglior riferimento sulla modellazione. Vogliamo che l'arco si imposti ad una quota di 2 metri e mezzo. Essendo l'altezza del piano pari a 6 metri, dobbiamo definire un delta H per la colonna di 3 metri e mezzo, in senso negativo. A questo punto selezioniamo l'arco e impostiamo un'altezza di imposta pari a 2 metri e mezzo, la freccia di 2 metri, lo spessore di 0,3 e una profondità di 1 metro. Quest'arco sarà modellato con modellazione blocchi aggiunti, con una lunghezza dei blocchi di 0,8 e uno spessore dei aggiunti di 20 mm. Scegliamo di avere il rinfianco con una profondità di 1 metro. In questo modo l'arco si imposta direttamente sulla colonna. Vorremmo però definire un capitello dello spessore di 10 cm. Andiamo quindi a inserire una nuova colonna che andiamo a posizionare nel punto di inserimento della colonna precedente, e per questa colonna selezioniamo la sezione colonna 02, che è quella sezione leggermente più spessa che abbiamo appena definito. Impostiamo una quota pari a 2,40 m e un delta H pari a 3,5 m, in senso negativo ovviamente. A questo punto dobbiamo abbassare la colonna sottostante, quindi non è sufficiente un delta H di meno 3,5, dobbiamo passare a meno 3,6. Bene, in questo modo colonna e capitello sono stati modellati. Per entrambi gli elementi vogliamo la suddivisione in conci, quindi la attiviamo e manteniamo la lunghezza dei conci pari a 0,5. Attiviamo l'anteprima della struttura per visualizzare l'anteprima dei conci. Possiamo ora copiare questo sistema di colonne nella posizione centrale e nella posizione esterna a destra. Quindi con il comando copia selezioniamo le colonne da copiare e definiamo il vettore spostamento. Ci aiutiamo dal disegno dell'imposta dell'arco. A questo punto possiamo copiare l'arco e la colonna per completare la modellazione. Bene, possiamo ora inserire la parte superiore delle colonne. Selezioniamo colonna, sezione colonna 03 e inseriamo la colonna in un punto qualsiasi. Per questa colonna dobbiamo definire una quota pari a 2,5 m e ora con il comando sposta la posizioniamo nella giusta posizione. Aiutiamoci dagli snap della sezione. Ripetiamo la stessa operazione per quanto riguarda la colonna centrale. Questa volta scegliamo come sezione colonna 04. Stabiliamo la quota di 2,5 m e la spostiamo nella sua posizione. Bene, per la colonna esterna a destra possiamo specchiare la colonna che abbiamo inserito a sinistra. Quindi utilizziamo il comando specchia, selezioniamo l'oggetto e definiamo l'asse di specchio. Bene, con questo si completa la modellazione architettonica. Passiamo alla modellazione strutturale. Bene. Avendo modellato i pilastri con delle sezioni generiche, sarà interessante nel corso dell'analisi verificare il loro comportamento rispetto alla posizione della curva delle pressioni. Per questo decidiamo di eseguire per questi elementi soltanto
la verifica a presso flessione e a sforzo normale di trazione, escludendo la verifica a taglio. Selezioniamo tutti gli elementi aiutandoci con il comando trova. Nella colonna tipologia selezioniamo soltanto il concio e selezioniamo tutti gli elementi della griglia che vengono selezionati nel modello. A questo punto disabilitiamo la verifica a taglio. Per questo modello decidiamo di eseguire un'analisi statica non sismica e un'analisi pushover con distribuzione B ed E e un taglio alla base incrementale di 5 kN. Prima di proseguire disabilitiamo la rigidezza del livello 1 per non avere un nodo master. Bene, dai risultati dell'analisi modale si evince che il modo fondamentale della struttura ha un periodo di 0,210 secondi con una massa partecipante del 66,9%. Per quanto riguarda l'analisi statica non sismica, possiamo apprezzare la posizione della curva delle pressioni sia negli archi che nei pilastri e notare che fuoriesce leggermente in chiave, ma in questo modello è stata definita una resistenza a trazione dei giunti non nulla e quindi questa non è una situazione critica per i giunti. Passiamo all'analisi statica non lineare e vediamo il comportamento della struttura durante i vari passi dell'analisi pushover. Notiamo che si vengono a formare le prime cerniere negli archi, in posizione leggermente diversa per quanto riguarda l'arco sinistra e quello a destra, e notiamo che via via che avanziamo con l'analisi incrementale la curva delle pressioni nel pilastro a destra si avvicina al bordo della sezione che è stata definita come sezione generica. Arriva l'ultimo passo della curva in cui la curva delle pressioni tocca il bordo e quindi il concio corrispondente viene svincolato e la struttura perde la sua stabilità. Vediamo che questo avviene per una forza massima di 205 kN con uno spostamento di 3,51 mm. Vediamo la situazione per quanto riguarda la distribuzione E. Qui abbiamo una capacità della struttura leggermente maggiore, infatti la curva va ancora avanti e la crisi nel pilastro si ottiene a 270 kN. La struttura ha ancora un po' di capacità fino a raggiungere 280 kN con uno spostamento di 3,82 mm. Bene, con questo è tutto, grazie per l'attenzione e appuntamento al prossimo video.